Buongiorno ragazzi, buongiorno genitori. L'idea di preparare un video e di raccontarvi quello che abbiamo fatto in questi mesi di chiusura a scuola e le cose che abbiamo organizzato per poter riaprire la scuola e poter avere i ragazzi in presenza, ve li vogliamo raccontare in questo video. Negli scorsi anni avevamo l'abitudine di incontrare i ragazzi e i genitori per presentare le attività, per presentare il personale. Quest'anno, causa Covid, non abbiamo questa possibilità. Abbiamo deciso però di darvi alcune informazioni che possono essere utili per avviare il nuovo anno scolastico. Prima di tutto vi informo che gli ambienti sono stati sanificati e il personale ha effettuato il test sierologico e siamo tutti negativi. Sono stati predisposti dei percorsi di entrata e uscita tali da evitare assembramenti e i laboratori sono stati organizzati con postazioni individuali distanziate dove necessario sono stati anche installati dei divisori. Adesso Bruno Taddei vi presenterà i laboratori. Buongiorno a tutti i genitori e a tutti i ragazzi. Allora, l'ingresso al CFP non sarà più qui per i ragazzi, infatti vedete che c'è la scritta ingresso laboratori con la freccia. Adesso facciamo proprio tutto il percorso e vi spieghiamo tutte le norme che abbiamo messo in atto proprio per prevenire la possibilità di essere contagiati. Ecco, adesso ci spostiamo verso i laboratori e vi darò alcune indicazioni. Allora, i ragazzi che arriveranno alla spicciolata con il pullman o accompagnati da voi arriveranno qui davanti a questo cancello. Chiaramente dovranno mantenere la distanza di sicurezza e l'orario di apertura sarà alle 8:15. Il cancello rimarrà chiuso fino alle 8:15. Quindi rispetto ai pullman, rispetto all'accompagnamento magari dei vostri figli, calcolate che fino alle 8:15 il cancello è chiuso, questo per evitare assembramenti all'interno della struttura. Il cancello poi verrà chiuso, i ragazzi che dovessero arrivare in ritardo suoneranno il campanello, il cancello sarà chiuso a chiave. Allora, come vedete, questa è la struttura dei laboratori, ci sono tutti i cartelli segnaletica rispetto al divieto d'accesso da alcune aperture. Ecco qui l'indicazione dell'entrata dei laboratori. E avanziamo verso proprio l'ingresso della struttura dove i ragazzi lavorano. Ecco. Come vedete, qui abbiamo fatto una sorta di sbarramento che non deve essere oltrepassato dai ragazzi se non prima di aver misurato la temperatura. Questa è la postazione nella quale ogni mattina alle 8:15 ci sarà qui, ciao Ilaria, un educatore, abbiamo gel igienizzante, le mascherine e i guanti. Chiaramente le mascherine verranno portate da casa, ecco, qualora ce ne fosse bisogno lo abbiamo noi. Allora, questa è la zona dalla quale entreranno tutti i ragazzi. Non appena arrivano e hanno misurato la temperatura devono entrare nel proprio laboratorio d'appartenenza. Allora, qui stiamo ancora mettendo a posto e quindi qui è il cuoio, là la falegnameria e qui la tessitura. Vi facciamo vedere come abbiamo suddiviso le postazioni. Abbiamo calcolato le distanze anche più di un metro, le varie postazioni lavorative indicate con dei numeri, con il segno per posizionarsi in maniera corretta rispetto alla propria postazione. È importante dire che ogni laboratorio ha la propria uscita. Ecco, ogni laboratorio, abbiamo la fortuna di avere una struttura che ci permette
tutta una serie di cose. Ecco, i ragazzi entrano alla spicciolata dall'entrata che vi ho fatto vedere e ogni laboratorio ha la sua uscita. Vedete, gli intervalli verranno effettuati in maniera separata laboratorio per laboratorio in modo tale da evitare qualsiasi tipo di assembramento. Anche la dimensione delle aule ci permette di avere una certa sicurezza rispetto al distanziamento. Le porte rimarranno chiuse. Ecco, entriamo nella falegnameria. Nella falegnameria abbiamo aggiunto anche dei piccoli separatori. Ecco, abbiamo sempre più di un metro di distanza tra le varie postazioni, in modo tale che i ragazzi comunque seduti si possano vedere. Vedete che abbiamo cercato proprio di seguire esattamente tutte le norme che il Ministero ci ha dato. Le porte saranno chiuse, adesso è aperta per comodità, ma saranno chiuse a chiave. Questo è il laboratorio di tessitura, sempre con la stessa concezione della divisione dei tavoli, e come vedete i miei colleghi stanno facendo vedere la distanza che c'è tra una postazione e l'altra, quindi siamo abbondantemente all'interno delle indicazioni. Ecco, come vedete tutte le postazioni sono individuali. Ogni volta, ecco, i ragazzi all'interno del laboratorio, essendoci una distanza maggiore di un metro, potranno non tenere la mascherina. Chi la vorrà tenere potrà farlo assolutamente. L'unica situazione nella quale si richiede la mascherina è nel momento in cui ci si alza e ci si sposta all'interno del laboratorio. Abbiamo anche poi tutti i gel igienizzanti, uno all'entrata, uno esterno, uno qui all'entrata con i guanti, uno anche prima e dopo essere andati in bagno. Ecco, qui ci sono i bagni e i gel igienizzanti, l'alcol e via dicendo. Dopo aver visto come quest'anno entreremo a scuola, è importante avere delle altre informazioni. Sicuramente gli intervalli saranno organizzati in piccoli gruppi e in orari differenti, e vi informo che non è più possibile utilizzare il distributore di bevande calde, quindi è importante che ognuno porti la merenda, che porti la borraccia piuttosto che la bottiglia di acqua per la necessità durante la giornata di scuola. L'altra cosa che troverete quest'anno è che entrambi i cancelli, quelli di entrata nei laboratori, che è quello principale della scuola, è chiuso e non è possibile entrare se non viene concordato, quindi con i familiari, un appuntamento. Bisogna rilevare la temperatura prima di venire a scuola e rimanere a proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi. Sicuramente il primo giorno di scuola a ogni ragazzo verrà consegnata una lettera di promemoria e un documento che, per quanto riguarda i minorenni, dovrà essere firmato dai genitori e riconsegnato il giorno successivo a scuola. Altro aspetto importante è che ogni allievo dovrà essere dotato di mascherina e consigliamo di averne una in dotazione di scorta in caso di necessità. Chiaramente la mascherina dovrà essere utilizzata all'entrata, all'uscita da scuola, nell'intervallo e per ogni spostamento dalla propria postazione lavorativa o su richiesta e indicazione da parte dell'educatore. A ogni ragazzo, ogni allievo dovrà essere anche dotato di un astuccio con penna, matita, gomma, temperino e righello ad uso esclusivamente personale. L'astuccio potrà comunque rimanere a scuola nella propria postazione di lavoro. È chiaro che gli allievi dovranno mantenere una distanza di un metro durante l'attesa in ingresso fuori dal cancello.
in caso di sintomo a scuola, cioè nel senso che se un ragazzo ha la febbre o durante la giornata si alza la temperatura, abbiamo predisposto un locale predisposto sino all'arrivo della persona autorizzata che riaccompagnerà a casa l'allievo che presenta la febbre. Stiamo predisponendo un'aula per i ragazzi che presentano sintomi ricollegabili al Covid. Allora, come da indicazione, abbiamo quest'aula, quindi dall'esterno, dopo la misurazione della temperatura, l'allievo verrà portato all'interno di quest'aula. Attualmente è adibita a ristoro e bevande, ma abbiamo avuto indicazioni di togliere le macchinette sempre per evitare gli assembramenti. Quindi in questo momento c'è, ma verrà tolta la macchinetta e quest'aula, isolata dal resto della struttura, verrà adibita proprio ai casi quelli di emergenza, dove il ragazzo si fermerà fino a che un genitore non verrà a prenderlo per portarlo a casa. La scuola dovrà procedere a informare le autorità sanitarie competenti, che daranno indicazioni sia alla famiglia che alla scuola rispetto a che cosa noi dobbiamo attuare. Qualora la situazione di emergenza, e speriamo che non accada, la scuola sarà in grado di fornire una didattica a distanza personalizzata in base al programma e a quanto concordato con l'allievo. Allora, a presto, ci rivedremo il 14 di settembre qui a scuola. Auguro a tutti un buon anno scolastico. A presto!